Ragazzi, guardate un po' chi c'è in lobby. Il cavaliere nero italiano più scarso. Bella Luke, tutto bene? Il più forte. Ma di ciao chi? Ragazzi. Ma di cosa? Di casa tua? Comunque, ti ho invitato per un motivo semplice. Visto che non sto molto bene, sono raffreddato, la salivazione a palla, non riuscirò a commentare. E so che te sei molto bravo nel commentare. Nel giocare no, ma nel commentare sì. Ti va di aiutarmi? Ok, cosa guarderemo? Un porno. Andata. Il più piccolo del mio team. Ti voglio flexare il più piccolo del team EX, che è mostruoso a parer mio. Naturalmente, se volete provare ad entrare nel team EX e giocare con me, fidatevi che sto cercando player fortissimi. Diego trattino abusivo nello shop, taggatemi su Instagram. Ogni giorno giocherò con uno di voi e gli farò il provino. Quindi mi raccomando, Instagram è importantissimo. E andiamo Luke, ti voglio carico perché è fortissimo. Ragazzi, stiamo per osservare Tony. Luke, guarda, guarda un po', ti flexo un po' il più piccolo del team. Tony? Sì. Ok, ancora non sto guardando. Già non due so kill. Se... Già due kill. Luke, guarda, già due kill. Tre due kill. Tre... Questa è la terza, questa è la terza. O no? Tony, hai il PTT. Magari comunque è l'inizio fortunato, non so. Ma come l'inizio fortunato? Ma c'è... Vediamo. Un sì, colpo, cioè, con un colpo solo ha ucciso Iron Man. Ma di cosa stiamo parlando? Hai visto? Un colpo solo ha ucciso Iron Man. Attenzione. I tuoi player, vediamo quanti colpi utilizzano? Quanto... Ma c'è fatta... Ma meno uno, ancora prima di sparargli. Ci sono i fantasmini. Oh, è aggressivo, eh. Fantasmini. Distrutto, però non bravo, ha vita. Fatti il medico. Come bravo. Mostruoso, fra. Mostruoso, non bravo. Luke, cosa ne pensi dello start di Tony? 4 kill aggressivissime. 12 anni, ti ripeto, 12 anni. Cosa ne pensi? È il più piccolo del tuo team? Sì, è il più piccolo del mio team. Te l'ho detto anche nell'intro, ma... Okay, ok, allora devo paragonarlo con il mio player più piccolo del team. Ok, ci sto. Non lo so, non cosa mi sembra a livello del quanti anni player. Ha il più piccolo del tuo team? 40? Quanti anni ha? Jay Manu e ne ha 14. Va bene, due anni più grande. Due anni più grande, guarda che in due anni uno fa tante cose. Soprattutto nelle queste età. Sì. Vabbè, soprattutto in due anni in... non riesce a diventare come Manu. Sì, soprattutto in questa età, l'età dell'adolescenza. Brother, si cresce incredibilmente. Dai 12-14 anni cambia veramente tutto. Si scopre una cosa che tu ancora non hai vabbè, scoperto. Vabbè, vediamo, vediamo, dimmi. Indovina cosa non hai scoperto ancora, te, bro? Dai 12-14 anni si scopre una cosa. Fra, prova a indovinare. È a forma di... I fast edit. Bravissimo, 50, ok. Al cecchino? O ti sta mirando tanto per... Guardalo, è prontissimo il nemico. Sì, è prontissimo, ma lo pusha così. Gatti! No, non devo missare. Lo distrugge? Lo distrugge? È andato. Dai, buono! È troppo facile. Bravo, cosa buona, bravo, bravo, dai. È bravo? Allora. Bravino, bravino. Tu hai detto una cosa. Tu hai detto una cosa. Mediocre. Bravino, insomma, mediocre. Quanto è forte questo Manu? Secondo me non è più forte di Tony. Secondo certo me. Certo che è più forte di sì. Tony. Vabbè, va bene, ok, non l'ho ancora visto, quindi potrebbe. Però Tony è fortissimo, per l'età che ha. Cioè, puoi ammetterlo qua. Cioè, più che fortissimo, fortino. Cioè, cosa fortino, Tony? Se la cava. Va bene, Luke, porca miseria. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, chi è più forte. Naturalmente, persone che conoscono anche Manu. Mamma mia. Cosa, mamma mia? La distrutta. Attenzione, ma l'avversario dove sta? Era Manu. Ma perché? Ma era Manu. Ma come era? Era Manu. Vediamo se Manu. Vediamo se okay, Manu. Ok, abbiamo detto, così. Ragazzi, 10.000 like e partirà la sfida. Ci sarà la sfida più incredibile di YouTube Italia. I due player più piccoli di due team incredibili. Cioè, di un team incredibile, l'altro. Sì, esatto, gli SG è il team incredibile. No, gli altri no, sono no, gli al contrario. Al contrario, guarda, mi ruba sì, le battute. Sì. Comunque, ci sono due fantasmini, due ombre, stai attento. Allora, qui si vede solo l'aim, Vediamo un po' di mira sì, come ma ecco, è un po' confuso. Questo fantasmino era un po' confuso, Luke. Possiamo ammetterlo. Gioca come te quello, giocava come te. Stessi movimenti, bene, stessa velocità. Quello fugge. Ok, incredibile. Quante kill? 8 kill. GG. Vabbè, 7 erano i fantasmi. Ma cosa 7 erano i fantasmi? Ma che partita stai guardando, ragazzi? Guardatelo. Non vuole ammettere. Fatemi sapere nei commenti, ve lo ricordo. Se conoscete anche Manu, secondo voi chi è più forte? Secondo me non lo so. Però Tony è mostruoso, non puoi dire che è fortino. Soprattutto perché ha 12 anni. Tu a 12 anni che stavi facendo? Giocavi con le Barbie. Fra. Con i gormiti. Con i gormiti. Ma di che anno sei, Luke? Di che sono anno sei? 97. Che vecchio. Però 97, ragazzi. Oh, no, mi sento la cecchinata. No, 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 però, questo dai, non puoi missarmi così. Sì, sì, questo no. Tony, non puoi missare la cecchinata. Cioè, soprattutto se ti sto osservando io, lo distruggi mecca. Ma te l'hanno fregato, devi stare attento. Da c'è lontano. Qualcuno. È da lontano, fra. È forte. Netti, si gioca così, Luke. La pushano. Attenzione, vediamo come se la cava in difensiva. L'avversario non sembra essere per niente male. Finalmente un fight onesto.
lo blocca pure. Non è male. Bloccato. Non è male. No, okay. No, ha messo. No, Tony. Ce n'è un'altra ancora. Perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo uno scontro a tre. Attenzione. Uno scontro a tre. Vediamo come si comporta. Neanche quest'altro avversario sembra essere male. Si è coperto al momento giusto. Tony pusha. Ricordiamo che ha pochissimo. Bello. Ping, ma ha tanti. Ma questo. Ah, ok. Pochissimo. Aveva i guantini di coso. Sì, di Wolverine. Di Wolverine, dell'X-Men. Comunque, Tony ha pochissimo ping, ma ha tantissimi problemi con gli FPS. What? Oh! L'ha distrutto. Deve coprirsi, assolutamente. Ma quanti sono in questo posto? Non ha tantissimi materiali per come gioca. No, vabbè. Questo sta con il mirino così. Tony. Aia. Secondo me non è difficile. Anche la dub. No! Oddio, cosa stava facendo con la dub? L'ha missato. Sarebbe stato. Oh! Un... Oh! Oddio, decise. Mamma mia. Decide di pushare con questa le jumperine. Tony era da SJ, bro. Cosa bravo. Era da SJ? Se le sognano gli SJ. Era questi. Da X. Era dagli X. Era da X. Cosa? Fidati, fidati. Cosa, fidati? Era da X. Lo dice anche lui. Un altro. L'abbiamo provocato con il cecchino. Prima l'abbiamo provocato. Guarda, Luke, guarda, dai, cioè. Quanto ti sto flexando il player. Ma? No, è caduto però il player. Va bene, è caduto il player. Dai, dai, dai. Entra, ho distrutto 100. Let's go. Quante kill hai, Tony? Prendi la scopa per pushare. Non la prendi la scopa? Questa, bro, era da contratto, GG. Cosa da contratto? Con gli SJ. Perché fa dei contratti, voi? Sui post-it. Cosa? Sui post-it fa dei contratti? Sì, bro. Ok, ok, quindi sono contratti naturalmente efficienti, fatti in regola, sui post-it. Esatto. Sei proprio in regola, eh? Funziona così, sì. In Italia, perfetto, perfetto. Ma porca miseria, è quello di prima. Grazie, il fantasmino, sono potentissimi da vicino. Comunque ne abbiamo visti pochi di fantasmi per adesso, in realtà, eh. Ultimamente... Tony, cosa? Fai finta che Diego non ci sia. Fammi vedere un po' di retake, per favore. Ma non sprecare i materiali, Tony! No, 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 non sprecare i materiali. Non ascoltare, Diego, non ascoltare. No, Tony, non ascoltare. Sì, sì, sì. Sì, dai, un paio di retake. Va bene, fai un paio di retake, ma ricorda che sono le pubbliche. Ha problemi di frame lag, bro. Non può essere fluido. Guarda avanti. Mamma mia! Mamma mia! Con il frame lag della pubblica. Però. Cosa però? Non ti sei emozionato? Bro, ti sei bagnato. Ti scrivo, comunque. E a me. A me. Scusa. Bro, come lo ha preso al volo mentre scendeva dalla scopa. Lo ha distrutto completamente. Quante kill hai attualmente? 13 kill, Luke. Guarda, okay, impara. Guarda, kill, 12 impara. Fantasmi. Ma cosa? 12 perfetto. Fantasmi? Ancora con questa battuta. Mi fa arrabbiare, eh. Wow! Porca miseria, quanto hai rischiato. Quanto hai rischiato per un 200 così in pubblica. Non ne vedevo da tanto tempo, eh. Non vedevo un 200 in pubblica da tanto. Cosa? È la pistola di Mida. Sì, non è la pistola, la Tommy Gun di Mida. La pistola tamburo di Mida. Ok, ok, hai ragione. Oh, ma tu hai sempre ragione ultimamente, eh. Solo per quanto riguarda le armi, perché giochi più di me. Ma comunque rimani più scarso. Vediamo. Poi un po' decidi come te. Mamma mia, quanto sta flexando. L'avversario si chiude. È la mossa giusta, bro. Ti devi chiudere. Quando arriva Tony devi scappare. Ma è un SG questo, bro. Ma quanto si è chiuso. C'è una trappola. Stai attento. E attento anche i fantasmini. Ti deve ricaricare la scopa, eh. Perché se poco poco ti pushano tre fantasmini non puoi farcela. Guarda come scappa il nemico. Sì. Ma lo fai picconare. Oddio, prima un 200. Era una picconata. Upgrade dello spas. Ma cosa stiamo dicendo? Ma cosa stiamo dicendo? Ok, è andato. E tu quel fantasmino, ce n'è un altro là. 50, let's go. Quest'arma è bellissima contro i fantasmi. Oh, due colpi. Ciao, bello, ci si vede. Comunque, Luke, ti dico una cosa. Mentre... Cosa? Cecchinato. Lo hanno cecchinato così. Va bene, ci sta, ragazzi. Tony è un fantasma, però. Tony, puoi vendicarti. Puoi vendicarti. Non possiamo osservarlo da fantasma. Mi ha buttato fuori. Non possiamo osservarlo da fantasma. È stato un caso che abbia perso una cecchinata. Comunque, Tony, esci, quitta. Quante kill avevi, super giù? 17. Bro, ma con quale voce me lo dici? È entrato nell'SG con questa voce, oh. Vai, esci, bro. Comunque, esci, cugino. Io ho notato una cosa. Durante tutto il lasso del gameplay hai fatto tantissime proposte subdole a Tony. Perché? Lo vuoi nel tuo team? I tuoi player non sono abbastanza forti? Io penso questo. Che proposte subito? Vabbè, tantissime ne hai fatte direttamente, ok? Cosa? Tony? Vuoi entrare negli SJ? Mi tolgo le cuffie, tanto so già cosa risponderà Tony. Vai, vediamo. Tony, rispondi. No.
Non ti sento neanche, tanto so già cosa risponderai. No. Me le rimetto, me le rimetto, che ha parlato Luke, quindi, cos'è successo? Ha detto di no. Immaginavo. Vabbè, va bene, ok. Sfidiamoci allora. Che vediamo significa? Se è più forte lui o Manu. Ok, come ho detto, ragazzi, io ci sto. Uno versus uno contro Manu. Tu l'hai visto giocare ultimamente? L'hai visto? Chi è il più piccolo del team? Ok, i più piccoli del team si sfideranno. Ci sto. A me piacciono le sfide, Però mettiamo in palio qualcosa. Qualcosa dobbiamo metterlo in palio. Fa una storia in cui dice che il membro più piccolo dell'altro team è più forte. No, 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 ancora meglio. Tutto il team dell'avversario è più forte. Ok, ci stai? Ok, ok. Ragazzi, 10.000 like per forza, questa sfida la voglio vedere.